Il viaggio di una lettera, lungo o breve che sia, sempre così ha inizio. Gli uomini della posta ne danno l'avvio. Quante lettere passano davanti alle loro mani e ai loro occhi. Quello che contengono non conta. Queste nostre reliquie sarebbero tutte uguali se sulle buste non si rispecchiassero gli echi della nostra personalità, delle nostre abitudini. Ecco, se non lo attacchiamo nell'angolo destro in alto, allora il francobollo va timbrato a mano anziché a macchina e rallenta il viaggio. Può essere un albero messo a bella posta di traverso su una comoda strada asfaltata. L'uomo è abile, la macchina è velocissima. Nello stesso periodo di tempo vediamo il lavoro compiuto dalla macchina e quello compiuto dalla mano dell'uomo. In principio le lettere viaggiano così. L'Italia e il mondo sono a portata di mano. Il casellario alveare si chiama stradale. Gli uomini ape avvigano di qua la corrispondenza verso le grandi arterie del nord, del sud, dell'est e dell'ovest. Le strade in decine di caselle. L'Italia dai mari diversi, dai verdi laghi, dalle stupende colline, dalle città chiare di sole e di luce, l'Italia odorosa e varia. Qui giorno e notte chiudono in buca e più tardi nei sacchi la conca d'oro, il sole di Napoli, la nebbia lombarda, i prati alpini. Sono il quarto binario e in partenza il treno diretto per Bologna, Firenze, Roma, Napoli. Sul quarto binario e in partenza il treno diretto per Bologna, Firenze, Roma, Napoli. Ancora freschi, umidi e profumati d'inchiostro, usciti dalla rotativa da qualche minuto, i giornali sono gli ultimi ad arrivare, appena in tempo, già piegati, arrotolati, divisi per linee ferroviarie. Di notte gli uomini riposano, ma non tutti. E le lettere che viaggiano hanno chi le accompagna nel vagone messo a loro disposizione, dove ogni casella rappresenta una stazione che il treno incontrerà sul suo cammino. Le assicurate ricevono il privilegio della loro importanza attraverso speciali cautele a tutela degli interessi dei cittadini. Le assicurate vengono smistate e ravvolte con cura in pacchi di carta, poiché a differenza dei sacchi che possono essere scuciti, l'involucro di fragile carta si difende da ogni manomissione. La prima stazione è vicina. I sigilli accompagnano ogni spostamento della posta da una manipolazione all'altra. Già i primi sacchi da scaricare sono pronti. Qualche volta la stanchezza vince l'uomo dopo interminabili ore di viaggio. Il lavoro è duro nel cuore della notte. Lettere e valori hanno una continua ed attenta guardia durante il viaggio. I sacchi passano da un operatore ad un altro sotto un controllo rigoroso. Niente può sfuggire a questi onesti lavoratori notturni. Ogni consegna è firmata, controllata, archiviata. Su tutto vige una grande responsabilità. Sta già dividendo la corrispondenza secondo i diversi quartieri della grande città. Le lettere passano immediatamente alla timbratura che segna l'ora ed il giorno di arrivo sul retro delle buste. Gli espressi hanno precedenza su tutte. Compiono un secondo e velocissimo viaggio da un capo all'altro della città nei tubi sotterranei della posta pneumatica, attraverso queste arterie sconosciute sotto le nostre case, i nostri giardini. E quelle reliquie partite la sera dal cuore di una grande città ricevono il primo battesimo di sole. Frattanto le sorelle meno fortunate attendono il turno.
200 caselle ancora, tanti sono i postini di questa zona di Roma, si aprono dinanzi ad ogni operatore. Gli operatori hanno una lunghissima pratica ed una memoria eccezionale per sapere tutte le vie, tutti i numeri e a volte della stessa via quali numeri sono destinati ad un postino e quali ad un altro. E il tutto con velocità sorprendente. I postini raccolgono la corrispondenza destinata ad ognuno di loro e la sistemano secondo l'ordine delle porte e dei portoni che incontreranno sul loro percorso. Quando gli indirizzi sono poco usuali o sconosciuti, si ricorre alla chiama. Carlo Castellari, Galleria del Secolo, prima 57. Il timbro e la firma del postino, e così tutto il cammino della lettera può essere controllato per qualsiasi reclamo. Sembra una complicatissima macchina fantastica, ma tutto è semplice, sicuro, umano. Attraverso questi uomini vanno candide le nostre speranze. Ma qualche saluto, qualche pensiero, resta ancora sul tavolo e non per l'espace d'un matin come gli altri. Sono le lettere arrivate con indirizzi sbagliati o, ed eccole qua, per chi non ci credesse, prive di indirizzo. E qui gli uomini della posta prestano la loro paziente collaborazione. La ricerca è scrupolosa, lenta. Domani, oggi, fra una settimana, qualcuno aspetta. Aiutiamolo. I postini collaborano. A volte non c'è il numero del portone, ma un'indicazione generica, un particolare qualunque. E il postino, carico del suo fardello, cammina, cammina. Privilegiata sotto il segno della bilancia è la posta celeste. Il mondo per questi uomini non ha confine. I messaggeri attraversano cieli stranieri al di sopra di oceani e di barriere naturali. Basta un leggero spostamento della mano di un uomo della posta. Una casella, un mondo, un'altra casella, un altro mondo. Tra questi uomini alla buona non esistono confini di lingua. Dov'è Acro? Occhio. Una casella per la luna non li stupirebbe. Antichi biglietti di viaggio questi, non si sarebbero sognati mai di volare. Importanti rettangolini che sbadatamente attacchiamo ad un angolo di busta o conserviamo nel fondo di una nostra tasca. Passano gli anni, i secoli, cadono regni e mode racchiusi in un'immagine sul francobollo. Leonardo da Vinci, nella costruzione delle sue macchine inventate, certamente avrebbe preso in considerazione questo lento incedere verso la terra di un vagone ferroviario. Ingigantiscono i rumori, ingigantiscono le missive. Questi carri portano i pacchi, i voluminosi parenti delle lettere, silenziosi messaggi anch'essi degli uomini. Sul nastro ha inizio una danza continua, un giro a tondo senza le voci squillanti dei bambini. Come attraverso una lente di ingrandimento, qui tutto è ingigantito. Le gabbie corrispondono alle caselle che abbiamo visto per il servizio delle lettere. I pacchi possono rompersi, deteriorarsi e gli impiegati fedelmente verificano e stendono un verbale mentre prestano quelle cure necessarie affinché anche il pacco guasto, ferito, possa giungere a destinazione. Ritorniamo al di qua della buca, al di qua del mondo misterioso che vi è nascosto. La posta è anche una grandissima banca a disposizione del pubblico per altre preziose missive, i vaglia, gli assegni di conto corrente. Le filiali di questa grande banca sono più di 11.000, tanti sono gli uffici postali sparsi dappertutto, nelle grandi città come nei piccoli e sconosciuti paesi. L'ufficio postale è sempre il centro importante, il legame col mondo, anche dove non ci sono strade, dove il postino è messaggero e lettore come nel tempo antico. Parliamo ancora degli uomini. I vecchi e buoni e amabili postini che abbiamo incontrato alla soglia di tutte le case che l'avventura ci ha dato per dimorare si avviano al tramonto della loro vita. Ma non sono tutti. Altri sono scomparsi, lasciando immagine di se stessi i giovani figli. Gli orfani, raccolti in un comodo edificio, trascorrono lieti la prima giovinezza. Tutti hanno il volto aperto alla speranza nel cortile tiepido di sole.
E di là, in altre stanze, le giovani figlie anch'esse di coloro che bussarono ai nostri usci e portarono il messaggio di un parente, di un amore lontano, hanno le ore serene, la fiducia negli occhi, la speranza nei loro gesti, nelle loro voci fresche. Esse sono in attesa. Quale messaggio riceveranno dai giorni che verranno? Anche per loro, per tutti, una lettera. Chi più di queste fanciulle conosce il tenero valore di una lettera? Quella lettera, che può anche non giungere, ma che a volte improvvisa arriva. Sono esse oggi a ricevere il postino con la trepidazione che tutti conosciamo e col desiderio di un conforto che giunga anche da quelle lettere che mai spedimmo e che chiudiamo in un angolo del nostro cuore.